No, sembrava un dramma domenica scorsa aver perso a Livorno, che è una squadra fortissima. Certo, il secondo tempo, gli ultimi 15 minuti non sono stati belli, però era un campo difficile contro una squadra molto forte. Molti di voi, anzi quasi tutti, non vedono gli allenamenti e non sanno ovviamente quanti problemi e acciacchi fisici abbiamo in questo periodo, perché se ne sono accumulati uno dopo l'altro, e non lo voglio dire per giustificare una sconfitta o... però veramente facciamo fatica ad allenarci tutti e 10. Penso che dal 22 di agosto abbiamo fatto forse 3 allenamenti tutti insieme, forse, ma non credo. Mazzantini oggi abbiamo provato a farlo rientrare da caldo subito, ma il polpaccio gli faceva ancora male, è da mercoledì che non si allena. Sacchettini gioca con un male al ginocchio da almeno 20 giorni. Diego ha avuto molto male alla spalla per 2 settimane. Tommy sappiamo che è ancora in gestione per i problemi alla schiena. E questo perché lo dico? Perché voglio fare un grande applauso ai miei giocatori per quello che ci hanno messo in campo. Hanno dato tutto nei momenti positivi del primo tempo, quando siamo riusciti a prendere 14 punti di vantaggio, forse 15 anche. Sapevo che loro è una squadra che non muore mai, e quindi siamo stati bravi nei momenti difficili alla fine a non mollare. Abbiamo subito qualche rollata di troppo, anche perché la coperta è corta, se cerchi di fermare dentro l'area i loro lunghi poi lasci un po' di spazio per gli esterni che tirano molto bene da 3 punti, e quindi poi non era facile decidere cosa fare. Abbiamo provato a fare di tutto, perché comunque senza Mazzantini, con i lunghi che avevano 3 falli e 4 all'inizio a metà del terzo quarto, avevamo anche problemi di falli coi lunghi. La mancanza di ossigeno che avevamo negli ultimi 5-6 minuti, perché poi se ti alleni in pochi non riesci a allenarti bene. Quindi alla fine avevamo anche un po' il fiato corto. Casini ha fatto una tripla da Casini. Se c'è uno che può mettere quel tiro dall'angolo a 5 secondi dalla fine, è lui, per l'esperienza che ha, per il sangue freddo, perché ha ancora a 42 anni una voglia di vincere come un ragazzino di 8 anni che va per la prima volta in palestra a giocare una partita. Però siamo stati bravi tutti. Da qui dobbiamo partire per capire che bisogna difendere, bisogna essere aggressivi e sbloccarci anche un po' di testa, perché qualche giocatore è anche ancora bloccato di testa, purtroppo. Scherzando in spogliatoio ho detto che li mando dal dottor House, magari gli dà 2 dritte. È il primo che mi è venuto in mente, eh. Quindi siamo contenti e dobbiamo andare avanti ad essere aggressivi. Sabato andiamo a Varese, una squadra giovane, una squadra che corre tanto, che non ha niente da perdere, gioca molto con la testa libera. Settimana scorsa la PL ha faticato tanto per vincere poi nel finale di una 15ina di punti, ma è stata una partita dura anche per loro, e lo sarà, perché il campus è un campo difficile, è un campo dove ci sono pochi riferimenti, sei un po' lì incastonato sotto, quindi non è un campo facile, dobbiamo stare attenti, ma ripartire con la fiducia che questa partita ci deve dare, perché battere una squadra che non aveva mai perso, con giocatori importanti,
ci deve dare solo tanta fiducia e tanta voglia di continuare.